conosciamo perché già c'eravamo stati qualche anno fa, è molto bella, una bella iniziativa, molto bello. Non sono solo i numeri a premiare Arezzo città del Natale, ma anche il livello di gradimento dei turisti che hanno affollato Arezzo in questi giorni. Lo dimostra questa raccolta di voci che sembra un coro unanime. Arezzo città bellissima che abbiamo potuto conoscere grazie a questi eventi natalizi. Beh, è un ambiente carino, insomma, molto accogliente. È la prima volta che vengo qui, quindi mi sono trovata bene. C'è qualcosa in particolare che l'ha colpita della città? Piazza Grande, sì. Avete scelta come meta per quale? Perché volevamo trovare qualcosa natalizio, quindi poi da Roma è abbastanza vicino, quindi siamo venuti per quello. Bellissima, bellissimo, una bella molto emozionante. I mercatini l'avevamo già visti in altri posti, ma è la città, è bella la città. Tutte le strutture che ci stanno, le torri, è bellissima. Molto bella, ci ho vissuto un paio d'anni e sono tornata oggi per questa occasione. Qualcosa che magari l'ha portata qua in particolare? Questa cosa qua dei mercatini, quindi sono venuta appositamente perché non c'ero quando vivevo io qua, non c'erano queste cose. È bellissima, una città medievale, molto, molto bella. Bella, poi è molto bella perché c'è l'isola pedonale, bella. E a me queste cose molto mi piacciono molto, non c'è pericolo per i bambini, per le persone anziane, è molto ben fatta, molto pulita, sì. Sì, molto ma io c'ero già stata, eh. Io no, è la prima volta. Però è molto carina, molto. Veramente tenuta bene, sì. Bella gente, tranquilla, sì. È a misura d'uomo. Ci è piaciuta, molto carina. Ci è piaciuta? Sì, sì, oggi è il compleanno suo, abbiamo fatto una sorpresa, gli abbiamo fatto. È stato carinissimo, siamo stati all'Lego, si sono divertiti e siamo stati bene, insomma, ecco. Per Arezzo è una grande opportunità perché comunque se no altrimenti vivrebbe soltanto dei periodi estivi o comunque legati alla giostra del Saracino, quindi è un gran passo avanti per una piccola città come la nostra. C'è qualcosa che colpisce di più secondo te? Secondo me il fatto che tanti, comunque anche ristoranti o aretini abbiano partecipato a una manifestazione del genere che in realtà sarebbe più legata a un qualcosa di tirolese, quindi non propriamente toscano.